Oh, I didn't know someone else was here. Are you okay? Yes, I'm good. I had an accident yesterday in the kitchen. Oh, I'm so sorry to hear that. I've been clumsy all my life. By the way, Nicole, I just texted Peter a message. He's not going to be attending tonight's dinner, but no need to cancel. La vida es corta, mamá. Si te vas, hay cosas que no podremos hacer. Pero es ancha. ¿Es qué? Es ancha. Hay espacio para todo. Todo lo que has vivido y todo lo que aún te queda por vivir. Ya lo verás cuando llegues a mi edad. No cabe todo. Hay cosas que no deben hacerse. Cosas que están mal. Ojalá cuando fuéramos a equivocarnos se nos cortara la respiración y dejáramos existir unos minutos. Todo lo malo cabe. Así de ancha es la vida. Il polmonite ha fatto stancare molto il cuore della mamma che era già abbastanza sofferente e il cuore si è ingrassato troppo. Ingrossato? Cosa significa? Ricorda che io non sono dottoressa come te. Significa che è stanco, che non ce la farà. Però comunque qual è il problema della mamma? È il cuore e il polmone? Cosa ha detto? Ha detto che sicuramente succederà e più presto di quello che pensiamo. Sì, però ci ha anche fatto capire che possono essere degli miglioramenti, che la situazione non è così. Margherita, mamma sta morendo. Mangio fresco. Mi sei scusa da essere limon. Si tens mare, el teu té. Olom? Sí. En fulles, no vols ser tant? Sí. A reposar 3 minuts, amb llet semidesnatada? Sí. Sí. Calfada a part? Sí. Una cullerada de sucre? Sí. Bruna? Sí. Està fred. Ça suffit, non, hein? Dis, ça fait une heure que je t'attends. Tu te fous de ma gueule? Bah écoute, à la fin, moi je m'en vais toute seule, hein? Tu restes ici, hein? Tant pis.